Anche alla luce del ritorno di problemi sui mercati finanziari, come giudicate l'azione della BCE? L'azione della Banca Centrale Europea con l'iniezione di liquidità a lungo termine è stata necessaria ed è stata sicuramente il fattore fondamentale che ha evitato un'accelerazione della crisi nel periodo dopo dicembre. Il fatto di poter aver iniettato così tanta liquidità vuol dire aver permesso alle banche di avere liquidità sufficiente e quindi di non avere più problemi di credito, di rifinanziamento, e ha permesso allo stesso tempo il supporto dagli stati sovrani. Le banche spagnole, le banche italiane infatti hanno utilizzato anche parte della liquidità per supportare i propri titoli di Stato, quindi questo è stato sicuramente un fattore fondamentale nell'evitare il propagarsi della crisi. Ritenete che il fiscal compact voluto dalla Germania sia credibile, che gli stati riusciranno a implementare le misure di austerità? Beh, il fiscal compact non è altro che un patto di crescita, di stabilità, diciamo, più forte di quello che c'era prima. Il patto che c'era prima non è stato rispettato nel passato e questo ha dato anche luogo agli squilibri che vediamo oggigiorno. Speriamo che questo tipo di patto invece venga rispettato, se non altro per quello che riguarda la credibilità della risposta dell'Eurozona, la credibilità nel rispettare le regole che tutto sommato gli stati core come la Germania si aspettano per poter arrivare a quello che è poi la destinazione finale, che non è in realtà il fiscal compact, ma è l'unione fiscale. Però hanno bisogno di vedere che gli stati periferici facciano le riforme necessarie per arrivare ad una disciplina fiscale. Ritenete che in uno scenario di austerità come quello attuale sia plausibile riattivare un meccanismo di crescita? Beh, l'austerità è solo uno dei due pilastri che sono necessari per riguadagnare credibilità. In realtà poi per uscire dalla crisi è assolutamente necessarie due cose. Da un lato ristabilire la competitività della zona euro, soprattutto in alcuni paesi, e quindi rilanciare la crescita. Ma questo è qualcosa che non si può raggiungere nel giro di qualche mese. È qualcosa più a lungo termine. I risultati si vedono dopo qualche anno. E quindi al tempo stesso ci vuole anche una strategia credibile da parte di tutti i paesi dell'area euro assieme per dimostrare ai mercati che la destinazione finale è quella alla fine di un'unione fiscale. Questo viene fatto tramite messaggi coerenti da parte di tutti gli stati e tramite poi un vero e proprio supporto dal punto di vista di quelli che sono le firewall che servono per arginare la crisi, che oggigiorno sono purtroppo ancora troppo piccole. Quindi, diciamo, in mancanza di quello che sono questi fattori, chiara destinazione finale, firewall abbastanza grande, ritengo che sia il caso in questo momento di posizionarti sui mercati in maniera difensiva.